Rieccoci, ritornati per la rubrica Diva Arte, Guendalina in compagnia di Luciano Siviero, noto fotografo di Porto Viro. Buongiorno, ciao a Luciano. Tutti, ciao Guendalina. Come stai innanzitutto? Bene, bene, guarda, è stato un'estate meravigliosa. Infatti volevo chiederti, ho saputo, anzi me l'hai detto direttamente, insomma, che hai fatto tutta una serie di cose positive, esatto. Di trasferte, insomma, che ti hanno arricchito, nello stesso tempo hai fatto vedere, insomma, di cui sei capace di far ammirare, sì, insomma. Bisogna crescere la nostra preparazione, ed è viaggiando che vedi le cose e torni a casa con una carica indescrivibile. Infatti, sì. Ma parlando di arte, parlando di eventi che sono qui nei dintorni, che bravissima, tanti bella. Nostri radioascoltatori non sanno neanche la valenza, diciamo, di questi eventi. Un a caso. La Biennale di Venezia. Luciano. Cioè, siamo fortunatissimi, Guendalina, perché abbiamo qua a Venezia, ma è da anni che c'è questa Biennale, dove espongono tutti gli artisti del mondo. Quindi riuscire ad entrare mentalmente in questa oasi di arte è fantastico, fantastico. Allora, ti faccio una domanda proprio che magari si chiedono i nostri radioascoltatori. No, vabbè, la Biennale di Venezia per addetti ai lavori, per artisti. Io non sono un artista, io comune cittadino, mettiamola così. Perché? Quale motivo devo avere per andare a vedere la Biennale? Per il semplice motivo di dire c'è stato lui, ci sono stato anch'io? No, O no, cosa no, ti dà? no, Visto che tu ci sei già sì, stato esatto. quest'anno. No, Guendalina, il fatto che tutti possiamo andare, perché ormai il bello, siamo circondati tutti i giorni, anche a casa tua. Quando vai a casa tua, hai arredato casa tua, la tua cucina, cioè è già un design. E quindi riuscire a andare alla Biennale, hai talmente un'entità di cose che ti colpiscono di sicuro. Non devi essere un artista, tra virgolette, per apprezzare. Dopo la curiosità, ovvio, ti porta a capire cos'è questa cosa e ti informi chi è quest'artista, come l'ha fatta, e ci sono delle cose straordinarie. Poi, come l'arte e come la bellezza sappiamo, cioè, può essere bella per me e non per te, però questo non vuol dire che non dobbiamo andarci a vedere queste cose, che sono meravigliose. Abbiamo la fortuna che abbiamo a 70 km da qua, e a volte ci dimentichiamo, oppure chissà, non diamo quel peso che dovremmo dare. Gente, che mi sono trovato questa ragazza che arrivava dal Nord Africa, una ragazza di 22 anni che è partita da solo per venire alla Biennale di Venezia. Ma cioè, una cosa incredibile. Dico, noi che abitiamo qua non abbiamo questa attenzione di dire con la famiglia, portate i figli, perché abituiamoli a vedere c'è la bellezza e l'arte, perché quello che rimane nel mondo è l'arte. Certo, perché poi noi siamo italiani, esatto, noi italiani siamo i maestri dell'arte, abbiamo la storia. Diciamolo. E questo percorso che sono andato giù a Venezia quest'anno è stato proprio in compagnia di amici, di appassionati di fotografia. Com'è l'accessibilità alla Biennale? Cioè, c'è un'entrata, si sì, paga? Com'è? Si paga. Ecco, difatti la sorpresa è che quest'anno, a differenza degli altri anni, che mi sono trovato impreparato, una colonna infinita per entrare dentro la coda. Quindi aprono alle 10, io alle 10 avevo il 273esimo biglietto, cioè una cosa incredibile. Difatti, consiglio a tutti di prenotare un biglietto tramite internet, oppure andare nelle agenzie, in modo da arrivare là e non fare la coda, perché è un peccato perdere 2 ore di fila dove tu potresti essere all'interno e visitare l'opera. Sì, in effetti anche a Firenze io ho fatto così, cioè attraverso il ticket online, che non costa niente in più praticamente, esatto. e diminuisce, Ma insomma, quella che è la sì, coda e ti perché permette. adesso oramai è tutto quanto che bisogna prenotarsi per tempo. Sì, è tutte le vero. cose. Beh, andiamo al ristorante, bisogna prenotare, perché ormai, Sì, se no, sì, ti sì. dico ha prenotato, no, mi dispiace. E comunque funziona proprio come al ristorante: prenoti, ma non devi pagare per la No, prenotazione. no. Idem per il biglietto online alla Esatto. Biennale, come in altri musei importanti della nostra penisola. Ma di Esatto. questo ne parliamo subito dopo la pausa musicale. Rieccoci di nuovo in diretta con Luciano Siviero, fotografo di Porto Viro, che ci stava parlando del perché andare a vedere la Biennale di Venezia, la quale Esatto, Guendalina. hai appena, Sì, insomma, sono appena visitato. stato una settimana fa. È un consiglio che do, anche il limite che può partire con la famiglia, di fare il percorso Chioggia.
si parte da Chioggia praticamente con il vaporetto, poi fai Pelestrina, arrivi a Lido ed è una passeggiata, una giornata meravigliosa. Tra l'altro faccio un'aggiunta su questo, c'è la possibilità, essendo veneti, di fare la carta Venezia unica. Esatto, io ce l'ho la carta Venezia. Anch'io. non possiamo non averla. Che cosa significa? Che non paghi quelle cifre che ci sono da pagare. E soprattutto la comodità, che c'è il passi dappertutto, questa infatti, è una cosa stupenda. 30 euro dovrebbe costare la prima, e dura 5 anni. Esatto, dura 5 anni, diciamo che a differenza del biglietto intero, paghi 1,50 euro per 70 minuti di percorso pubblico, quindi non solo quel traghetto lì, ma puoi anche prendere qualsiasi cosa. Esatto, anche il treno, o il bus del qualsiasi cosa. Hai questo tipo di vantaggio. È straordinaria questa cosa. Infatti dico a tutti di farsela, perché anche se vai due volte all'anno, una volta all'anno, bene, hai già recuperato i soldi. È vero, sono d'accordo, l'ho fatto. Hai già recuperato. Io lo faccio ed è veramente così. Tornando alla Biennale. Benissimo. Dai, dacci qualche curiosità che hai visto, allora, qualche bellezza. Allora, la cosa straordinaria che innanzitutto vi dico subito, una giornata è poca. Per vedere veramente la Biennale ci vorrebbero 3 giorni, perché se tu la fai di corsa, a questo punto capisco, dice, beh, cosa sono venuto a vedere? Non ho visto niente, perché ti devi un attimo fermare davanti all'opera, capire, chiedere ovviamente a quelli che sei stato attratto da questa opera. Ti giuro, ho visto delle cose straordinarie per la sua ricchezza e per le idee che arrivano, quindi sia da quello che può essere dalla Germania, dalla Cina, cioè ci sono tutti questi padiglioni di questi artisti che hanno veramente una visione dell'arte. Soprattutto, sai, la cosa particolare che mi ha colpito anche, che l'arte comunque deriva sempre da una conoscenza storica del tuo paese, da dove arrivi. Lì è vedere l'arte in vari tipologie, e questa è una funzione, secondo me, che ti arricchisce e ti fa esplodere il cervello. Chi come me, che faccio il fotografo, e chi magari fa pittura, queste cose, dà un'emozione unica. Quindi è la cosa che ho visto, che mi fa veramente, dico, portateli. I bambini crescono lì, cioè loro percepiscono prima di noi l'intuizione e aggiungono del proprio quello che hanno visto, e questa è la cosa, che sono creativi. Quindi li porti lì e tornano a casa o che li vedi disegnare qualcosa o fotografare, cioè vedevo queste cose straordinarie. E non erano mai stanchi, cioè, sai, l'età arriva, no? Quindi ci fai un attimo di pausa. No, loro, i bambini infiniti, cioè andava dappertutto. E ho visto anche tantissime scolaresche. Questa è una cosa bellissima, perché far crescere i ragazzi, aprire gli orizzonti, che è un modo che possono avere una visione poi della vita diversa e poter scegliere quelle che gli piace fare. Questa è la cosa più bella che possiamo fare ai nostri figli. E con questo dobbiamo chiudere, perché il tempo è tiranno. A nostra disposizione è terminato. Luciano, noi sai che senza ti aspettiamo altro sempre a Radio Diva per appunto la rubrica di Varte, e quindi non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori a andare a visitare la Biennale di Venezia. Consiglio a tutti di andarci, perché veramente merita. E auguriamo a tutti una buona giornata. Altrettanto, buona giornata a tutti.